Ma Decisamente. proprio un programma, beh, questi sono i programmi che poi uno veramente si esalta vedendoli, perché potenza e bravura, guarda Franca, anche nei valori. Sì, non c'è un valore negativo, No. giustamente, come è giusto che sia. Quadruplo tolup, doppio tolup, gli è valso 12,84, l'altro quadruplo tolup da solo 11,16, le trottole tutte a livello, livello 4 la prima, livello 4 la seconda, livello 4 la terza. Ha fatto direi quasi il massimo che si possa fare. Forse quel tolup semplice dopo il doppio Axel, ecco, L'unica lì c'è un sbavatura, no? piccolo Ma meno 007, proprio l'unica. ecco. Ma proprio l'unica. E ha dei components relativamente bassi perché, anche perché è sceso in un gruppo Che presto, che purtroppo, sì, certo, purtroppo così non questo non dovrebbe paga. essere così, ma purtroppo è È anche un così. po' così. Maxim Shipov, l'atleta israeliano, 18° dopo lo short program. Intanto triplo Axel, doppio toloop, una tecnica un po' strana. Poi credo che scendere dopo il programmone di prima adesso sia veramente difficile. Guerre Stellari, la musica che ha scelto, che deve anche aiutarlo, perché davvero non è facile scendere dopo Konstantin Menshov così. Secondo triplo Axel. Triplo Lutz. Triplo Salkov. Lo flip doppio toloop un po' fermo sul ghiaccio. Doppio Axel, doppio Axel.
Maxim Shipov sembra stanco ma soddisfatto. Questo ragazzo ha 23 anni ed è di Mosca, però lui ha scelto di gareggiare per Israele ed ha ottenuto anche il titolo nazionale nel 2009, questo era anche il suo quarto europeo, al quale anche lui è arrivato attraverso i preliminari round, ottavo posto per lui nei preliminari round con il punteggio di 98 ed 84, e poi nello short program ha ottenuto la 18ª posizione con 53 e 99. Che te ne è sembrato, Franca? Sì, allora, alcuni salti bene, perché i due triple axel iniziali, il secondo un po' sporcato dall'arrivo non preciso, anche gli altri salti, un sacco di salti ben eseguiti a parte uno. Quello che mi ha lasciato un po' perplesso è questa sua, vedi, questo è il primo triple axel, poi rimbalza, attacca il secondo doppio toloop. La sua postura un po' chiusa di spalle non fa sì che lui sembri elegante sul ghiaccio. Se noti è sempre un po' chiuso nella posizione qua sopra del corpo, delle spalle. E hanno cercato di mascherare un po' questa cosa con la coreografia, però per dirti la verità si continua a notare parecchio, insomma. E tanto io penso che anche a casa vi arrivi il boato, che ovviamente nel frattempo c'è qui alla Post Finanza Arena, perché ha fatto l'ingresso sul ghiaccio l'atleta svizzero Loran Alvarez. Lui ha ottenuto la 16ª posizione nello short e dunque con 56-64, quindi per lui sono arrivati già gli applausi e le urla di incoraggiamento, anche perché questo pubblico oggi, veramente dopo il successo di Sara Mayer nella categoria femminile, è più che carico, Franca. Sì, è carico, poi si deve tenere caldo con con applausi e altro. Penso che noi lo continuiamo a ripetere, ma credeteci, veramente si gela, ma non solo, ma arriva anche il vento, cioè entra il vento, si muovono anche i fogli degli appunti, è veramente difficile. Vabbè, noi almeno siamo coperte, gli atleti penso sia veramente complicatissimo per loro. 104,29 il free skating con i Technical Elements di 55,37, presentation score 48,92, dunque l'overall di 158,28 e per lui un'ottava posizione.